Carlo Braceschi, Silvio Stefanelli, Gerolamo Nardella. Tre individui che sono la sintesi delle migliaia di nomi e cognomi deportati e internati nei lager nazisti. Nomi che ogni 27 gennaio rinnovano l'obbligo e il dovere del ricordo nella data che da 21 anni è stata istituita come il giorno della perpetua memoria degli orrori di Auschwitz. Con la sobrietà che si conviene al periodo pandemico, la prefettura di Pesaro Urbino ha voluto omaggiare tre famiglie del territorio pesarese toccate ancor più da vicino da quegli orrori in quanto figli o nipoti di deportati o prigionieri. E anche oggi abbiamo avuto la possibilità, nonostante le ristrettezze che ci impone l'emergenza sanitaria, di dare in presenza la medaglia in ricordo e alla memoria di delle vittime dell'Olocausto ad alcuni familiari, a tre familiari di questo territorio pesarese, quindi Fano, Fratte Rosa e la stessa Pesaro. Questa è una cerimonia molto sobria, ma comunque non per questo meno sentita. Tre medaglie per tre storie, quelle del militare pesarese Silvio Stefanelli che nel 1943 fu catturato dai tedeschi e internato fino al 1945 in diversi campi di prigionia e concentramento dai quali tentò invano di fuggire venendo spesso picchiato e reimprigionato per poi essere trasferito e lavorare in fabbrica fino al rimpatrio. Quella di Gerolamo Nardella di Fratte Rosa, studente di ingegneria di soli 18 anni, che venne imprigionato come rappresaglia verso il nonno Gerolamo Nonis, generale del Regio Esercito. Nardella, che nel Lager Birkenau Hannover rimase prigioniero 2 anni salvando la vita a un amico, col quale, liberati, tornò in Italia a piedi per poi lavorare assieme tutta la vita. O quella del fanese Carlo Braceschi che morì 24enne imprigionato e caricato in Grecia su una nave che naufragò con appena 40 superstiti fra i 4.200 prigionieri a bordo. Io Carlo Braceschi, omonimo di Carlo Braceschi naufragato l'11 febbraio del 1944 nel Mar Egeo con il piroscafo Orio, oggi commosso ricevo la medaglia per mio zio. La famiglia Braceschi ringrazia tutte le eccellenze, il prefetto di Pesaro e le autorità. Per il prefetto è una memoria che deve insistentemente essere tramandata alle nuove generazioni. Inculcare nelle nuove generazioni questo senso del bene, no? Dell'affetto, dell'amore, in contrapposizione all'odio che ha pervaso all'epoca questo eccidio e che continua purtroppo oggi ad alimentare ancora le menti umane. Con questi sentimenti quindi noi cerchiamo di rinforzare sempre più il senso di responsabilità e di educazione alla memoria delle nuove generazioni, dei giovani, soprattutto nell'ambito scolastico.